ricordo di Mario Congiusta. Brevemente, questo, questo era un riconoscimento che avevamo pensato di dare a Mario Congiusta prima del 19 aprile 2018, la data in cui è morto. Sì, è vero, è morto il 20 agosto, ma il 19 aprile 2018 Purtroppo lo Stato italiano ha certificato che non ci sarà giustizia per Mario. Mario cosa chiedeva? Mario era un calabrese a cui l'andrangheta ha ucciso il figlio Gianluca Congiusta. Il 24 maggio del 2005 solo perché ha osato ribellarsi a un sopruso di un andranghetista non si è piegato al pizzo. E da lì è iniziata la guerra di Mario, possiamo il definirla così, che chiedeva giustizia. Tutti noi abbiamo un debito enorme nei confronti della famiglia congiusta e faremo di tutto affinché ci sia una modifica legislativa che consenta di utilizzare in tribunale le intercettazioni cartacee da e per il carcere. Grazie. grazie. Grazie a tutti, ovviamente il premio non è per me, avrebbe dovuto ritirarlo Roberta Congiusta, la figlia di Mario, ma non può essere qui per altri impegni. Lei mi ha affidato alcune parole da leggervi per farvi capire quello che, che è Mario, non che era, perché Mario è sempre tra noi con le sue battaglie, i suoi valori, i suoi principi. E quindi io ho l'onore di, di leggerle al posto suo e eh, davvero questo per me è il premio più grande, essere stata scelta dalla famiglia congiusta per eh, rappresentarla. Purtroppo i risvolti che hanno colpito la mia famiglia dopo la morte di papà e le conseguenti decisioni personali mi impediscono di essere lì con voi oggi e ringraziarvi personalmente. Sono amareggiata per questo, ma ci tengo ad esternare tutta la mia gratitudine per il prezioso riconoscimento. Non riesco ancora ad accettare la sua morte papà si è spento con gli occhi colmi di delusione per una giustizia prima ritardata e poi negata. È stato lasciato solo, ma nonostante questo non ha mai smesso di lottare per quel figlio barbaramente ucciso nel pieno della sua giovinezza. La sua potenza intellettuale e comunicativa, il suo coraggio, erano inversamente proporzionali alla fragilità fisica, al suo peso corporeo. Ha lottato con la dignità che contraddistingue i grandi, con una rabbia urlata ma composta, non solo per Luca, ma anche per le altre vittime di mafia. Ha lottato contro gli indranghetisti, contro la fredda burocrazia, contro l'indifferenza della società civile. Ha lottato per la verità. Si è consumato facendo una scelta non semplice nella nostra martoriata terra. Quella scelta ha comportato devastazione nella vita di ciascun membro della nostra famiglia, ma non avevamo più nulla da perdere. La nostra quotidianità familiare, il nostro nucleo effettivo, se l'era già rubato quel colpo di lupare il 24 maggio del 2005. Da quel giorno è esistito solo un prima e un dopo. Prima di Luca, dopo Luca. Oltre all'amputazione affettiva, nella maniera più crudele e disumana, abbiamo subito per anni le conseguenze, le umiliazioni per la nostra resistenza e soprusi. Siamo stati considerati scomodi, papà in particolar modo, pungolo costante dello Stato e dell'antistato. Non abbiamo mai abbassato la testa in nome di quella giustizia che eravamo certi di dare a Gianluca, ma non è stato così. La guerra di Mario è finita nella maniera più tragica. Papà, per chi lo conosceva bene, non è morto il 20 agosto, ma il 19 aprile, quando l'inappellabile sentenza della Cassazione ha vanificato 13 anni di lotte per un cavillo legislativo. Quel giorno io ho perso mio padre, nel palazzaccio di Piazza Cavour. Lì hanno ucciso la speranza, ed era solo quella speranza a tenere in vita papà e a dargli ossigeno per continuare a respirare. Sopravvivere ad un figlio è innaturale, non è vita. Papà diceva sempre che il fine pene mai e inflitte familiari delle vittime, non ai carnefici. È andata proprio così. Dopo le sentenze di ergastolo dei primi gradi di giudizio, per un vuoto legislativo, colui che per due corti e per la DDA regina era stato ritenuto fino al 2018 l'assassino di mio fratello, viene assolto in Cassazione, lasciandoci sgomenti, uccidendo mio fratello per la seconda volta. Quel giorno siamo morti tutti. Da quel giorno papà ha smesso di lottare, era sfiancato, sfiduciato ed ha deciso di voler raggiungere Luca. Si è lasciato andare ed il suo corpo ha dato campo libero alla malattia. Era quella battaglia per il figlio, la sua linfa. Io ora non potrò più fare nulla per il nostro processo sul quale la Cassazione ha messo un macigno, ma lotterò con tutta me stessa per onorare la memoria di mio padre, per impedire che vengano cancellate le sue battaglie e il suo sacrificio, perché ciò che è accaduto a noi non accada mai più. L'unica strada che posso percorrere oggi è quella di chiedere a gran voce che venga colmato quel buco, buco legislativo, un banalissimo cavillo che impedisce le usare, di usare la corrispondenza dal carcere in dibattimento. Che non considera le lettere dei detenuti al pari delle intercettazioni in un processo penale. Spero che qualcuno prenda in seria considerazione l'urgente esigenza di riformare la norma, non per il caso Congiusta, che ormai non potrebbe più essere riesaminato, ma per tutte le altre famiglie in attesa di giustizia. Sarò serena solo quando ci sarà questo provvedimento e magari prenderà il nome di chi si è tanto battuto fino a spegnersi per ottenerlo, mio papà, Mario Congiusta. Saluto commossa a tutti i presenti, ringrazio il Codacons, il suo presidente il, il vicepresidente Francesco Diglieto che mi ha comunicato la notizia ed è voluto fortemente questo riconoscimento. Roberta, figlia di Mario, sorella di Gianluca Congiusta.